Questa sera, nella nostra incoscienza e generosità, abbiamo fatto che questa sera diventasse la serata che tutti gli anni la scuola dedica alla beneficenza, dedica al progetto di Bambini del Mondo che la scuola sostiene direttamente, che è il progetto di Macarale in Tanzania, un orfanotrofio laico e sottolineo laico. Sottolineo perché Giorgio voleva, mi dilungo un po' ma poi dopo, Giorgio voleva che leggesse una citazione all'inizio del libro di Madre Teresa di Calcutta. Io ho detto: guarda Giorgio, non sono bravo a leggere, sono molto più bravo a parlare a braccio, e soprattutto dopo che avevo letto la citazione, che assomiglia, mi ci ritrovavo molto, mi assomigliava molto e assomigliava anche a Giorgio, ho cominciato a preoccuparmi. Cavolo, una roba in cui io assomiglio, mi ci ritrovo in quello che dice Madre Teresa di Calcutta, dalla icona, schifoso come sono, e assomiglia anche a Giorgio. E arrovellandomi questa cosa ho detto: forse che è meglio che non la legga, perché non voglio più pensarci, voglio pensare. La legge la troverà in prima pagina e arrangiatevi voi. Però questo per dire che c'è un fil rouge di incoscienza e di generosità che collega anche voi stasera nell'incoscienza di uscire di casa con sto freddo, con sto tempo per venire qua, l'incoscienza della generosità dei musicisti e dei ballerini che si esibiranno qua, una buona parte dei quali hanno un legame stretto a doppio filo con la scuola, ed è il motivo per cui questa presentazione è fatta assieme alla scuola di musica popolare. Come ho detto, qualche debito da saldare, qualche debito l'avete voi dal momento in cui siete entrati, perché come ho detto, essendo una serata di beneficenza, essendo che molti non hanno avuto il coraggio vostro, l'incoscienza di uscire, dovrete compensare la loro mancata incoscienza con la vostra generosità. D'altronde è stato a casa. Grazie Giorgio.